Quella che vedete in queste immagini non è l'isola di Caprera, né Capo Pertusato. Alla Secca dei Monaci o al sud della Corsica potremmo arrivarci con uno dei traghetti che partono numerosi ogni giorno proprio da qui. Questa è la diga di Genova. La sua costruzione risale agli inizi del Novecento e nei suoi 97 anni ha dovuto resistere prima ai tedeschi e poi a diverse mareggiate, tra cui quella storica del 1955, che ne fece crollare circa 500 metri. I pescatori più assidui possono, con un po' di fortuna, trovare tracce della sua storia al di sotto della superficie. Io stesso posso dire di aver visto saraghi centenari con l'aquila del Reich appuntata sul petto. Questo video, se non fosse già chiaro dalla presentazione, non ha nessuno scopo didattico, ma nasce dalla volontà di condividere le nostre esperienze e le nostre catture su questo tipo di fondale. Convinti che gran parte dei pescatori in apnea si trovino più spesso a pescare sulle barriere artificiali piuttosto che nelle località paradisiache in cui sono ambientati tutti i videodocumentari di pesca sub. In queste zone i pinnuti hanno visto più pescatori che scogli. Molti di questi parlano tra le due e le tre lingue, sia a causa della già menzionata influenza tedesca che per un fatto di cultura personale. Inoltre, la vicinanza di queste zone alle facoltà di ingegneria ed economia di Genova, perfettamente raggiungibili via mare, fa sì che molti di loro siano anche laureati. Il fondale che dovremo affrontare pescando sulle barriere artificiali sarà, nella maggior parte dei casi, una franata. Questo tipo di fondale, degradando molto velocemente, offrirà la possibilità di incontrare alla stessa batimetrica sia predatori pelagici che pesci abituati a nutrirsi e a stazionare sul fondale. Tra questi ultimi, quello che più ama stabilirsi sulle franate è senza dubbio la corvina, che potremo insidiare con tutte le tecniche, esclusa la tana, poiché il dedalo di buchi comunicanti che questi grossi massi creano al loro interno è indistricabile, offrendo ai corvi la possibilità di ripararsi in zone interne della barriera, a noi non accessibili. Per sorprendere questo magnifico pesce, infine, sarà auspicabile impostare la battuta all'alba o al tramonto, momenti in cui la corvina mette il muso fuori dalla tana. Thank you.
Thank you.
Oltre alla corvina, la grande presenza di tane è elemento fondamentale anche per i sarghi, che in queste zone saranno tanto abbondanti quanto guardinghi e astuti. Insidiare questi spari di allaguato, soprattutto se di buone dimensioni e su medio fondale, sarà un'ardua palestra anche per i pescatori più esperti. Avremo più chance con un fucile corto in pochi centimetri d'acqua, meglio se con un po' di schiuma. Gli avvistamenti aumenteranno proporzionalmente al numero di pesci sbagliati, strappati e di aste spuntate. Il gran numero di crostacei, bivalvi e altri organismi bentonici completa il quadro del perfetto habitat del sarago, che a volte condividerà i suoi banchetti con la cugina più nobile, l'orata. Thank you.
Affrontando questa pesca, inoltre, limiteremo le possibilità di cattura quasi solo al sargo, mentre su medio e alto fondale, viste le numerose e più appetibili possibilità di cattura, finirà per diventare una preda di ripiego. Il cefalo, croce e delizia di ogni pescatore in apnea. Croce, perché quando vediamo quelle ombre o quei luccichi in lontananza, immaginiamo chissà quale bella orata o spigola, e puntualmente ci troviamo di fronte a questi cefaloni, sperando di vederli scappare, inseguiti da una grossa leccia. Delizia, perché in fin dei conti ci salvano da molti cappotti e la loro abbondante presenza può sempre far avvicinare qualche grosso predatore. In queste zone sono davvero abbondanti e se ne possono incontrare di dimensioni davvero ragguardevoli. Thank you.
Come si può facilmente immaginare, non saremo gli unici predatori a notare tutto questo movimento. L'intera gamma dei predatori marini batte queste zone, avendo come obiettivo i grossi banchi di sugarelli, boghe e occhiate che stazionano a mezz'acqua in prossimità della barriera. Sarà abituale l'incontro con barracuda e palamite. In condizioni di scarsa visibilità, anche il Serra farà di queste zone il proprio territorio di caccia.
Non mancheranno gli avvistamenti dei più nobili predatori, quali denti cericciole, che in queste zone, nella maggior parte dei casi, non ci offriranno la possibilità di tiro, soprattutto con fucili dalla gittata non straordinaria. Ma, con un po' di fortuna, potremmo portare a casa la preda della stagione. Se non addirittura della vita. Ha 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 ha!